diciamo che io, chi mi conosce sa che sto molto meglio dall'altra parte ad ascoltare, insomma, quindi penso di non avere molto di più da portare di altre persone che sono qua oggi, che da tanti anni partecipano a questo mondo. Quindi sono molto contenta di questo intervento un po' più serio e accademico, diciamo così, perché il mio non lo sarà per niente, insomma. Faccio solo delle riflessioni a partire anche da degli spunti che ci sono stati e poi magari provando ad andare un po' più nel concreto e ad aprire un po' più la discussione su quello da cui siamo partiti, ovvero il distretto di economia solidale. Anche perché stavo pensando prima che cioè, è davvero tantissimi anni che vedo Pierangelo prendere appunti su questi quaderni, che mi chiedo ogni volta ma dove li starà mettendo. Sto lavorando per la pensione, cioè, una pubblicazione. Penso che dobbiamo anche arrivare a concretizzare delle cose e diciamo mettere in pratica quello che appunto ascoltiamo, diciamo a nostra volta, scriviamo da tempo. E, per esempio, la prima volta che ho un po' messo un piede in tutte queste storie era più o meno, secondo me, 13-12 anni fa, e magari Pierangelo non sa confermare le date, e ero alle superiori e insomma avevo sentito parlare del mondo dei gas, dei gruppi d'acquisto solidale, e io proprio ero convinta che la mia famiglia dovesse entrare per parte di un gas, quindi ho trascinato mio padre a una presentazione di Equistiamo, ancora con Massimo Mobilia, proprio all'inizio, e lui non si era tanto convinto veramente, però mi ricordo una cosa benissimo, proprio come se fosse ieri, che c'era una persona che era venuta ad ascoltare, si parlava di banca etica, che allora comunque non era conosciuta quasi da nessuno, e questo partecipante ha fatto l'intervento dicendo ma cosa vuol dire banca etica? Davvero una banca può essere etica? Quindi la riflessione che mi viene da fare è ok, questo era quello che succedeva 10-15 anni fa. Oggi di cosa stiamo parlando? Cioè, a che punto siamo arrivati? Tantissime cose sono cambiate, si dice nelle leggende metropolitane italiane che il primo gas sia del 1994, quindi è davvero passato tanto tempo. E oggi banca etica, insomma, è conosciuta da tutti quanti, partecipa a Expo, qualcuno mi dirà all'Expo dei Popoli, che comunque è una parte dentro Expo. Quindi sono cambiate molte cose, evidentemente è stato fatto un percorso e noi l'abbiamo fatto con questo mondo. Sono stati, mi rendo anche conto che per esempio per quanto riguarda il Vicentino, noi non abbiamo una fotografia chiara di quello che è questo mondo dell'economia solidale, non abbiamo tanti numeri, non abbiamo dei dati economici, quantitativi, abbiamo lavorato molto di più magari sulla qualità delle relazioni, sullo scambio delle conoscenze, però effettivamente, come Marco mi ha detto, perché non vieni a parlarci dell'economia solidale vicentina? Io gli ho detto, non lo so fare, cioè ci sono dentro da tanto tempo, però sì, posso raccontare un po' degli aneddoti, quello che ho visto in questi anni, ma non saprei dire, per esempio, quante aziende sono coinvolte, quante persone sono coinvolte, che volume economico sta girando grazie a questa economia. E penso che sono dei dati importanti da avere se vogliamo lavorare su questo. Quindi una delle proposte che metto lì è quella anche di metterci a lavorare su questo, ovviamente trovando dei finanziamenti, perché l'altro tema che sta un po' facendo crollare una parte di questa economia solidale vicentina è il fatto che non c'è un sostegno economico e si basa molto sul volontariato, e questo oggi è un problema, insomma. Penso che dobbiamo trovare delle strade per superarle, anche il progetto, poi magari ci vediamo, quella cosa lì era un tentativo anche di superare questo scoglio. Quindi fotografare l'esistente con dei dati concreti che ci possono far dire ok, esiste questo, cosa ne facciamo, dove vogliamo andare, ha un senso fare qualcosa, per esempio perché siamo qua a discutere di un DES? Non so se tutti abbiamo la stessa risposta a questa domanda, magari ne avete parlato l'altra volta, scusatemi se non c'era, in questo caso magari anche voi mi aggiornate. Anche questo, si parla
ordinare le cose. C'è un libro, è un romanzo molto divertente che vi consiglio, di Amelina Tomb, che è una scrittrice di origini belghe, cioè giapponesi e belghe, che si chiama Acido Solforico, e una specie di grande fratello in cui ci sono delle persone che sono osservate, diciamo, e c'è proprio una citazione. Amelina Tomb, no, THOMB. E lei dice che appunto bisogna nominare le cose per dargli un valore. Si riferisce a, in questo caso nel romanzo, alla relazione tra un ragazzo e una ragazza, quindi la loro relazione inizia quando lui la chiama con il suo nome, no? Scopre il suo nome. E anche questo ha molto a che fare con quello di cui stiamo parlando, perché tutto il mondo dell'economia solidale comunque si basa su delle relazioni dirette. Quindi questo forse è un elemento che adesso è dato un po' per scontato, però il fatto di conoscere di persona quello di cui stiamo parlando, le persone che animano le varie realtà che potrebbero far parte di un DES, vedere se rispettano effettivamente i criteri che ci diamo nella definizione del DES, è un elemento importante. Infatti si parlava di riabilitazione del soggetto, che forse non ho ben capito che cosa si intendeva, però io penso che dovremmo ragionare di più in termini comunitari, comunque all'interno di questa rete di relazioni, non tanto di soggettività quanto di un comune. E sempre sul tema del nominare le cose, DES è un acronimo. Già questa S non si capisce bene se vuol dire solidale, sostenibile, che significato diamo a queste due parole. Al di là di questo è anche abbastanza anonimo, insomma, quindi perché non partiamo dal nominare il nostro DES? Per esempio, secondo me, Quattro Stelle dell'Orsa, comunque tutto il percorso del trekking, ha fatto un bellissimo lavoro su questo, sul nominare le cose, sulle parole, dando di volta in volta anche dei titoli molto interessanti che diciamo erano il punto di arrivo di una ricerca anche su della letteratura, su degli altri testi che possiamo utilizzare. Quindi arrivare ad una definizione che sia nostra, che sia più collettiva e anche che ci distingua da altre esperienze. Qui anche, non so, non ho mai ben capito, allora, la differenza a volte viene vista come un ostacolo, come qualcosa che è difficile da superare, però io invece ho sempre pensato che sia un valore, la applico molto al tema della biodiversità, che è uno di quelli su cui lavoro principalmente, e la biodiversità ovviamente si basa sulla differenza delle culture. Noi potremmo applicarla al mondo umano parlando di differenza di culture, per esempio, siccome noi siamo abituati a guardare sempre un solo lato della medaglia, delle cose, dietro ai nostri fantastici cartelloni, ho visto prima quando è caduto questo, c'è una pubblicità che non so neanche cosa riguardi bene, però ho visto che usa questo tema della diversità e tipo c'è scritto sei un numero, punto di domanda. Se pensi che la tua diversità ti renda unico, e poi va, quindi come dire, c'è sempre una complessità delle cose che dovremmo provare ad affrontare, e la diversità rientra nel discorso del distretto di economia solidale anche rispetto ai tantissimi soggetti che potremmo coinvolgere in questa esperienza. Parlando sempre di diversità, un'altra cosa che volevo nominare qui, che in realtà probabilmente è l'ultima che ci verrebbe in mente, come partire un po' dalla fine, però visto che oggi è giornata mondiale del rifugiato e insomma che il tema dei migranti è sotto gli occhi di tutti, sappiamo cosa sta succedendo a Ventimiglia e in altre frontiere, e anche che alcuni di noi lavorano in realtà che operano con i migranti, per esempio non abbiamo mai ragionato di coinvolgere anche questa comunità all'interno di un distretto di economia solidale. Invece forse
come dire, il nostro adesso potrebbe partire anche un po' da alcune marginalità, o almeno così considerate, diciamo, dalla società, quindi i migranti, i rifugiati che sono una parte della nostra comunità, piuttosto che i disabili e altre esperienze. L'altro tema grande che mi ero segnata era quello della misura, quindi si diceva prima, per esempio l'Alto Vicentino è una dimensione grande, una dimensione piccola, io non sono dell'Alto Vicentino, quindi su questo c'è anche chi sa dire meglio di me, però secondo me dipende sempre da quale unità di misura ci diamo, quindi proviamo a capire giusto capire gli obiettivi, però anche su quale scala li vogliamo applicare. Ad esempio, con la nostra esperienza nella rete GAS, negli ultimi 2 anni direi è stata quella di provare a ragionare di più per retine, che sarebbero delle reti più territoriali, più piccole, perché abbiamo visto che nella rete GAS vicentina, con 35 GAS, comunque tante famiglie, delle soggettività molto molto diverse, anche delle esigenze diverse, non funziona molto bene lavorare sempre tutti insieme, e invece magari può funzionare meglio la scala locale. E qui, cioè, voglio dire, non è un caso se siamo qua a parlare di questo, perché la retina dell'Alto Vicentino è quella che è riuscita a fare un percorso per prima, ad aprire delle porte, anche perché non è tutto merito di Simone, no scherzo, Simone ha fatto un grande lavoro con gli altri, però anche perché qua appunto c'erano delle istituzioni magari più sensibili, che sono un altro dei soggetti con i quali relazionarci all'interno di un testo. Quindi queste erano alcune delle riflessioni che volevo condividere con voi, non mi dilungo più di tanto, penso che possiamo andare molto più nel concreto, che è l'urgenza che abbiamo adesso, insomma. Non lo so, se volete, per esempio, non so se l'avete già fatto l'altra volta, avevo pensato che si poteva iniziare a nominare un po' di soggetti che metteremo all'interno del DES, oppure iniziare a ragionare su quali criteri ci diamo per appunto fare questa ricerca, questa mappatura. Un'altra cosa che invece potremmo fare, che fosse anche utile, è vedere il progetto che avevamo scritto, che, come dire, è un inizio, che ci può forse capire più nel concreto di cosa